Non l'ho mai visto. Di accertarsi della presenza o meno di passanti in strada prima di tentare rifugio alle Benvenuto alla Rosa in Fiore, straniero. Salve. Ti dispiacerebbe chiamarmi la proprietaria? Madonna Solari non è in casa. Sai dove si trovi? Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia! Pensavamo che te ne fosse andata. Ci hanno fatto salire su una barca. A me mi ha lasciata libera, ma lei... Chi vi ha fatto salire a bordo? Mercanti di schiavi, messere, vicino all'isola Tiberina. Vogliono soldi in cambio della sua vita. Ve la riporterò qui. Attenzione! Questo lunedì aprirò la mia galleria privata al pubblico. Fatevi avanti, amici! Prego, un salasso alla settimana! Gli abitanti... Porco cane, sono stato derubato! Guardie! Vergogna! Quelle guardie maledette hanno portato in battaglia mia zia e i miei cugini perché non riuscivano a pagare... Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, questo rione mi mancherà. E gli amici... Cancelliere, è a vostra disposizione per tutte le richieste concernenti la vostra permanenza. Erubana! Qualcuno mi ha preso il bolsillo. Davvero impressionante, spericolato. Sì.
chiude. Cosa sta? Hai perso tutto quello che fa di un uomo. Farà male a qualcuno se va in giro così. Potrebbe passare senza dare un'occhiata alla mia bottega. Qualcuno dovrebbe andare in giro così. Ma insomma, ma che avete per la testa? Sei qui per la puttana? Aiutatemi! Ho i tuoi soldi. Lasciala andare. No! Prenditela con Cesare! Dai, dai! Vai, vai! Presenti non devono interferire con lo squartamento dei criminali.
animali. Andiamo. Una volta legati al cerco. Madre, sorella. Ezio, Ser Machiavelli ha detto che potevamo trovarti qui. Che cosa fate a Roma? Firenze è stata attaccata. No, o meglio, non lo so. Non siamo andate a Firenze. Perché? Ezio, vogliamo aiutarti. Io stavo cercando di aiutare voi mandandovi a Firenze. Dov'è Madonna Solari? È morta. Buon Dio. E adesso ci toccherà chiudere. Non potete chiudere. Mi serve il vostro aiuto. Ah, messere, senza una matrona esperta siamo spacciate. Ci sono io. Questo non è posto per te, Claudia. So come gestire un'attività. Ho seguito gli affari dello zio per anni. Questa è tutt'altra cosa. Quali alternative potresti avere, Ezio? Se lo fai, Claudia, dovrai cavartela da sola. Per 20 anni me la sono cavata da sola. Sta bene. Voglio ristrutturare il bordello. Questo posto è una stamberga. Inoltre voglio che le tue cortigiane trovino Caterina Sforza. Puoi contare su di noi. Dovremmo ordinare dell'altro granito. Aspetta lì. È stato un piacere, alla prossima! Benvenuto alla Rosa in Fiore. Come puoi vedere, siamo il bordello più popolare di Roma. Ho investito bene il mio denaro. Ecco una lista delle arti imparate dalle mie ragazze. Non gli hai insegnato molto. Sapresti fare di meglio? Senza alcun dubbio. Ezio, i Borgia continuano a tormentare le ragazze di Claudia. Ci sono diversi modi in cui potresti aiutarle. Vedrò di tenerlo a mente. C'è dell'altro? No. Ezio. Hai notizie di Caterina? La stiamo cercando. Bene. Quando saprai dov'è, vieni a dirmelo all'isola Tiberina. Buongiorno, madre. Ezio, grazie di essere venuto a trovarmi. Che cosa turba le cortigiane? La vecchia proprietaria di questo bordello, Madonna Solari, era una bugiarda doppio giochista. Si è scoperto che è in combutta con la Chiesa. Peggio, alcune delle ragazze dormono ancora col nemico. Scoprirò chi sono. Vai dalle ragazze di cui mi fido, loro ti aiuteranno. Grazie, Ezio.
Caricamento. Scansione. Scansione. Cosa sono? Caricamento. 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 Zona di quarantena.
Quarantena terminata. Ezio, la notte scorsa ho intrattenuto degli ambasciatori bavaresi. Devono avermi avvelenata. Ma come? Abbiamo bevuto dallo stesso calice e poi non ricordo più nulla. Venite, dobbiamo trovarli. Lui c'era. Perché mi indichi, puttana? Bastardi! Un momento. Un'aria familiare. Non importa. Questa città non è per voi. Poi l'ha insegnata anche a me. Non quella ragazza, la mia ragazza. Mia cognata aveva Bracciano dalle suore. Adesso è venuta a stare da noi. Dannazione! La mia borsa è sparita! Gli stivali sono troppo appariscenti. Io ho qualcosa che si adatta meglio alla vostra figura. Voi mi avete avvelenata. Cosa? Ricordami il suo nome. Ghisa. Oh, Gael. Seguite. Al notaio del cardinale. Il vescovo di Foligno ha reso noto che si stanno compiendo indagini in merito a un presunto miracolo nella sua diocesi. Come osservato da tutti i fedeli presenti, durante l'Eucaristia la statua di marmo della Santa Vergine ha pianto sangue. Lui! Prendetelo!
Canaglie, vergognatevi! Vergognatevi! Cani bastardi! Vi ringrazio, Ezio. Sono certa che almeno due di loro sono colpevoli. Buona fortuna. E state alla larga dal vino, Madonna. Si prega di notare come la vecchia conceria. Caricamento. 90% di input mancante. Output confuso. Arresto. Caricamento. 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 Banca Alfa? Chiamo per conto della British Petroleum. Sì, ci hanno detto che avreste chiamato. Come sapete, siamo molto interessati ad acquisire la Sidanco Oil. E come sapete, ciò richiederà una fusione con la nostra banca. Non dovrebbe essere un problema. Vi ha sorpresi un prezzo tanto basso? Direi di sì. Ogni spesa è ricaduta sui cittadini, sapete? Il governo ci ha dato i soldi delle imposte per comprare tutte le aziende. Vorremmo recarci lì da voi il prima possibile per negoziare le condizioni. Giovedì va bene. Perfetto, grazie della disponibilità. Da Svidania. Abstergo Industries. Chiamo per conto della BP. La settimana prossima saremo in Russia per definire l'accordo. I nostri neocapitalisti laggiù si sono comportati proprio come previsto. Bene, riferirò. Grazie.
Caricamento. Caricamento. Zona di quarantena. Quarantena terminata.
Capisco, Desmond. Tutto a posto? Non mi piace restare sottoterra mentre in superficie mi danno la caccia. Stai facendo un ottimo lavoro. Qui siamo al sicuro. Per quanto ancora? Vidic non si arrenderà, lo so. E neanche noi. Abbiamo da fare. Ma dobbiamo restare qua giù tutto il giorno? L'Abstergo ci cerca ancora. Sarebbe meglio se non uscissimo mai, ma che si fa con le provviste? È come stare in una caverna durante un temporale. Sì, beh, conoscendo i Templari è in arrivo la stagione dei monsoni. Sempre a gestire le squadre sul campo? Non c'è la linea. Rebecca sta cercando di rimetterci in contatto. Come ci si sente a far sgobbare una donzella per te? Ma quale donzella? Ehi! Dici che siamo al sicuro? Sono più preoccupato per gli assassini là fuori. Se l'Abstergo recuperasse informazioni sui templi, saremmo sull'orlo di un vero disastro. Le uniche persone vive che hanno sentito parlare dei templi sono in questa stanza. Per adesso. Magari stanno ascoltando questa conversazione e ora, grazie a te, sanno una cosa in più. Li hai citati tu per primo. Sei paranoico, Desmond. Ah. Bella risposta. Ma adesso ho da fare. Hai mai usato l'Animus? I tuoi antenati hanno vissuto vite interessanti. I miei erano piuttosto noiosi. Ma sì, che cos'eri? Una vecchia zitella, probabilmente. Peggio, un mercenario prussiano. Ore e ore a sparare. Due palle. Già, i fucili sono da sfigati. Sto lavorando. Ehi, c'hai problemi, Altair? Che stupido! Stupida sarai tu! Ehi, voi! Ma che vi passa per la testa? Oh no, Dio non voglia che mi rilassi un attimo! Ho solo passato le ultime 3 settimane in quella macchina di merda! No, hai ragione! Continuiamo a cazzeggiare mentre il mondo cade a pezzi! Ehi, non è facile per me, sai? Sì, come se noi fossimo qui in vacanza, vero? Basta! Sentite, siamo tutti sotto pressione! Ma siamo gli unici che possono fermare l'Abstergo, perciò manteniamo i nervi saldi. Ha ragione. Dobbiamo operare come una mente unica. Che ne dite di un po' di riconciliante yoga? Eh? Molto divertente, Sean.
Torna prima dell'alba. Ci sono un auricolare e un orologio. Questi? Sì, portali con te.
Pronta quando vuoi. Uditore! Entra, entra! Altrimenti t'ammazzo! Bartolomeo! Aspetta qui, ti presento mia moglie. Pantasilea! Pantasilea! Ma dov'è? Hai controllato sotto il tavolo? Ah, eccola qui. Lieta di conoscervi. Incantato. Davvero. Ora parliamo di guerra. Come va la battaglia con i francesi? Bene, riusciamo a tenergli testa. Machiavelli aveva dipinto un quadro più fosco. Ah, lo conosci, Niccolò? Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Lanciami Bianca! Ezio, vengo subito al punto. Lo scontro non sta andando bene. Siamo stati attaccati su entrambi i fronti, i Borgia da una parte, i francesi dall'altra. Tuttavia, la posizione dei Borgia è debole. Se riusciste a sconfiggerli, noi potremmo concentrare le forze sui francesi. Forse so come aiutarvi. Grazie di esservi confidata con me, Madonna Dalviano. Una moglie deve cercare di aiutare il proprio marito. Qualcuno fermi il capo prima che arrivi alla torre! Non c'entra nulla!
amici! Quando è che avete perso la cosa che potete pensare da soli? Demonio! Pietà! Non uccidetemi! Ezio! Abbiamo fatto scappare quei codardi con la coda fra le gambe! Già, proprio così. Ora che i cani del Papa sono in fuga, potrò convincere altri uomini a unirsi a me. Prima però voglio rinforzare i nostri alloggi. Chi se ne occuperà? Io non sono bravo in queste cose. Sei tu quello istruito. Approva tu i piani. Sta bene, ma in cambio voglio conoscere ogni mossa di Cesare e Rodrigo. Vuoi farli sorvegliare dai tuoi uomini? Ma certo! Una vera bellezza? Davvero notevole. Le nostre schiere aumentano ogni giorno. Sono tutti molto competitivi, proprio come piace a me. Come puoi vedere, qui sono indicati i gradi dei guerrieri migliori. Prova le tue abilità e scalerai la lista. Non dovrei trovarmi già in cima. Giovanni sta combattendo di sotto. Se vuoi metterti in mostra, ci sono anche i combattimenti. Ora, se vuoi scusarmi, ho una piccola scommessa in ballo. Dov'è Bartolomeo? Giù, al combattimento. Ha un'idea del mondo così aggressiva, ma la strategia è altrettanto importante. Questi piccioni viaggiatori, per esempio. Tutti quelli inviati da Machiavelli portano il nome di un importante templare di Roma. Eliminateli e otterrete un risultato maggiore che da una battaglia. Grazie, Madonna. Potete chiedere a Bartolomeo di venire all'isola Tiberina a riferirmi dove si trovano Cesare e Rodrigo. Non dubitatene. Oh. Caricamento. I capitalisti pensano che noi conduciamo quelle aziende per profitto. Folli. Quei folli lavorano per voi. Schiavitù deliberatamente scelta in cambio di pezzi di carta. Non ti sembra folle? Caricamento. Scansione. 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 Caricamento. La democrazia deve morire per assicurare stabilità al mondo. Il capitalismo sarà la sua morte. Caricamento.
Caricamento. Caricamento. Zona di quarantena. I capitalisti faranno tutto quello che ordineremo loro. In fondo stampiamo noi i dollari che adorano. Quarantena terminata. Madonna, notizie da Machiavelli? Sì. I piccioni consegnano i nomi di importanti agenti papali. Il Giubileo attira pellegrini a Roma, disposti a pagare la Chiesa per ottenere delle indulgenze. La prospettiva della dannazione eterna li terrorizza. E gli agenti danno tutto il denaro a Cesare. Avranno ben altro a cui pensare al posto del denaro.